Dottor Lazzari, ma c'è un cambiamento rispetto alle richieste che i pazienti vi chiedono in termini di trattamenti, considerando che il clima, il tempo è completamente differente rispetto al passato? La domanda è fantastica perché un ottobre così caldo, almeno a Milano, non lo si vedeva da veramente tanto e speriamo di vederlo sempre perché in fin dei conti ci fa piacere. Le richieste sono veramente cambiate perché stiamo ancora parlando di trattamenti che occhieggiano a un'estate o a un finire dell'estate che traghetterà poi naturalmente verso, si spera, un autunno, un clima. Chissà mai anche un pochettino più fresco. Quindi l'attenzione che ci viene chiesta e che noi dobbiamo porre è proprio quella di considerare la nostra pelle come se fossimo ancora in una fine di primavera, quindi ancora un periodo di transizione, dedicare molta attenzione a un'idratazione, una pelle che ha subito il danno fotoindotto o quantomeno ha preso il sole, perché pensare sempre che noi ci occupiamo di... Voi date delle ottime indicazioni in quanto medici, poi però a noi piace prendere il sole, Ci brave manca il siamo se sole, mettiamo la protezione 50. fa bene, il Ok. sole preso bene fa bene, dai, davvero, questo è Esatto. un messaggio che passa e poi ci siamo noi che insegniamo a prenderci cura della pelle, vi diamo naturalmente qualche consiglio e poi è giusto che la palla passi un pochettino all'interno dei nostri studi proprio per quei trattamenti che servono a ridare quello che l'estate un pochettino ci ha tolto in termini di idratazione e di freschezza, che poi è anche il bello, quello che poi il messaggio che deve passare, ovvero essere sempre in forma con se stessi, freschi e mai stravolti, giustamente. Quindi insomma possiamo dire che anche dal punto di vista della medicina estetica ci sono dei rinnovamenti, dei cambiamenti che non possono prescindere da quello che capita nella nostra vita di tutti i giorni. Vero, la nostra vita ci dà le indicazioni su quelli che possono essere i trattamenti che andremo ad affrontare, quelli che saranno migliori proprio per noi. Quindi imparare a non avere uno schema fisso, Certo. ma un approccio sempre più sartoriale verso il nostro paziente, dedicandoci appieno alle sue esigenze, al suo stile di vita, per andare proprio a ritagliare sempre al meglio quello che può essere il trattamento migliore. Per cui una persona che per esempio ha sempre avuto al mese di ottobre o di novembre dei trattamenti anche piuttosto invasivi, non so, di laser, eccetera, che richiedevano una non esposizione al sole, in un contesto come questo dovrà rischedulare i suoi Dovrà rischedulare appuntamenti. gli appuntamenti o noi dovremo trovare quella tecnologia che ci viene incontro che Certo. ci consentirà di fare un trattamento similare o lo stesso, ma con l'incremento della tecnologia riuscire magari a trattarla anche in questo periodo. Perché? Perché siamo sempre verso il nuovo avanza e lo abbracciamo veramente con entrambe le mani. Per riuscire proprio a star dietro a questi cambiamenti, quindi garantire anche alla persona che era abbronzata il suo trattamento che Certo. amava tanto e farlo in sicurezza, che poi deve essere un po' la parola che ci guida, no? La Certo. sicurezza, voi, noi e il trattamento. Grazie, dottor Lazzari.